Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Hard Rock Crypto da Rick. In questo video parleremo del re, lui, Bitcoin. Tutto questo dopo la sigla. Ok, rieccoci a noi. Attualmente sto registrando venerdì sera, poco dopo la live. Se ve la siete persa, andatevela a rivedere. Abbiamo parlato di un po' di news provenienti dalla criptosfera. Domani ne faremo un'altra e parleremo di NFT alle ore 21. E non perdetevi l'appuntamento col mitico Marco Cavicchioli martedì alle 6 di sera, perché ci sarà un cripto aperitivo con lui. Grandissimo Marco, siamo ultra entusiasti di poterlo ospitare ed intervistare. Probabilmente, se avete letto il titolo del video, siete stati attirati a vederlo. Quindi questa previsione di 100.000 dollari vi sembrerà sensata, immagino. Se avessi fatto un video con lo stesso titolo un anno fa, probabilmente mi avreste preso a mazzate sui denti. Ebbene sì, perché Bitcoin all'epoca valeva circa 5.000 dollari. Anzi, precisamente 9.000, poi sceso a 5.000. Come ben sapete, guardiamo qua, è rimasto comunque su un prezzo analogo fino a luglio del 2020. Per poi alzarsi leggermente e partire del tutto verso ottobre 2020 e raggiungere appunto i livelli che abbiamo toccato tuttora. Siamo arrivati fino a 57.000 dollari, quindi non abbiamo ancora superato i 60.000, però a quanto sembra, ragazzi, ci siamo vicini, considerando che questa bull run dovrebbe durare ancora parecchi mesi, circa fino a fine estate. Dunque, ragionando su questo, siamo abbastanza sicuri che verrà superato la soglia dei 60.000 e che si possa puntare più in alto. Ebbene sì, io ho sentito molte teorie, come voi d'altronde, sul prezzo di Bitcoin. C'è chi addirittura dice 100.000 entro 6 settimane. A me sembra un po' prematuro. Comunque, non so perché, non so voi, ma io a dicembre sentivo molte teorie che davano adesso, quindi a marzo 2021, Bitcoin al massimo a 40.000 dollari, e a quanto pare ci siamo parecchio sopra. O meglio, adesso ci siamo quasi vicini, però siamo arrivati a 57.000 dollari, quindi non so mica se queste previsioni siano così tanto azzardate. Tutti parlano di Bitcoin, è l'anno di Bitcoin, come sembra, tutti investono su Bitcoin. Dunque, considerato questo, andiamo a vedere le 9 compagnie pubbliche con il portafoglio Bitcoin più grandi. Come dice in questo articolo di TheCrypt.co, vi lascerò il link in descrizione, naturalmente, in caso vogliate leggerlo, è sempre più grande il numero di investitori istituzionali che stanno accumulando Bitcoin e danno un'occhiata a quelle che stanno hodlando il buon vecchio re e se lo mettono in tasca, come in questa foto. Come prima viene citato a MicroStrategy, che è una piattaforma di analisi di business che ha adottato Bitcoin come suo asset di riserva. Nel mese scorso ha continuato a accumulare appunto questi Bitcoin e ne ha comprati ben 295. Attualmente stanno hodlando 71.000 e 0,79 Bitcoin, l'equivalente di più di 3 milioni di BTC. Il CEO di MicroStrategy, Michael Saylor, ha detto che stava comprando 1000 dollari di Bitcoin a un certo punto ogni secondo. Una cosa totalmente folle per le nostre tasche di poveri comuni mortali, ma 50 euro per noi equivalgono appunto a 50.000 dollari per loro. Per noi sono tantissimi soldi. Ricordo inoltre che non siete obbligati a comprare un Bitcoin, in caso non lo sapeste. Potete comprare anche solo 100 dollari di Bitcoin, quindi qualche satoshi. Ora non so la cifra esatta, però appunto comprare 50.000 dollari di Bitcoin equivale abbastanza a una follia per chi non li ha, naturalmente. Però appunto i nostri 50 euro, magari spesi in un videogioco o quant'altro, sono l'equivalente dei loro 50.000 dollari, quindi delle briciole in pratica. Fino a qualche anno fa si sentiva gente che vendeva la propria casa per comprare Bitcoin perché ci credeva, questo soprattutto nel 2017, quando Bitcoin era attorno ai 20.000 dollari, e ovviamente tanti li presero per pazzi, io per primo. Però devo ammettere che se questi poi l'hanno rivenduto
appunto adesso stanno ancora odlando, potrebbero non aver fatto un brutto investimento. Con questo naturalmente non sono consigli finanziari, non vi sto dicendo di vendere casa vostra per comprare Bitcoin, perché sarebbe una follia, ma c'è chi l'ha fatto perché appunto ci credeva talmente tanto che ha fatto questa cosa per tanti senza senso. Mi chiedo in allegria dove sono andati a vivere nel frattempo. Comunque proseguiamo e vediamo appunto un altro istituzionale, vediamo qua, eccolo qua, Tesla, ne avete sentito parlare direi. Il buon Elon Musk twitta Bitcoin e Bitcoin va su, il buon Elon Musk twitta Doge e Doge va su. Ma oggi non parleremo assolutamente di Doge. La compagnia, quindi Tesla, ha comprato 1.50 milioni in criptovalute. Proseguiamo ancora con la prossima compagnia. Ecco qua Galaxy Digital Holdings, che possiede 16.402 bitcoin, più di 770 milioni di dollari di bitcoin al prezzo corrente. Fondata da Michael Novogratz nel gennaio 2018, la compagnia è partner con Black One e BlockFi, della quale vi abbiamo anche parlato qualche settimana fa in una live. Ed ecco qua Grayscale, che è sicuramente uno dei più grandi investitori per quanto riguarda Bitcoin. Ma non solo, perché come vediamo qua sotto, Ethereum, ho fatto un video qualche giorno fa a riguardo, Horizon, Litecoin, Stellar, Zcash. Sono alcune appunto delle criptovalute acquistate da Grayscale, che ha un portafoglio di Bitcoin di oltre 30 milioni di dollari. E attualmente gli investimenti di Grayscale posseggono più del 3% della total supply di Bitcoin, con 656.166 Bitcoin. Una cosa pazzesca, ragazzi. Proseguiamo con un'altra compagnia, eccola qua, CoinShares, e andiamo a vedere quanti Bitcoin hanno anche loro, 69.730, quindi più di 3.2 milioni di dollari, sempre numeri abbastanza tranquilli e poco devastanti. Ecco qua che prosegue l'articolo con 3IQ, The Bitcoin Fund, che possiede 22.590 bitcoin, quindi più di un bilione di dollari in bitcoin. Andiamo avanti con il gruppo BTCE, che possiede 12.840 bitcoin, equivalenti a 600 milioni di dollari, al prezzo naturalmente odierno, o meglio nel giorno in cui hanno scritto questo articolo, naturalmente, circa un mese fa, quando bitcoin valeva circa 36.000 dollari, quindi ne vale un terzo in più adesso, quindi direi che il loro investimento si è già gonfiato di un bel po'. Altra compagnia che crede tantissimo in Bitcoin è la Bitwise. Eccola qua, gasatissima di comprare Bitcoin. Stanno gestendo 11.430 Bitcoin, cioè 536 milioni di dollari. Chiudiamo con questa grafica di Grayscale, che fa vedere appunto come la suddivisione delle criptovalute possedute da Grayscale: l'81.6% Bitcoin, il 15.9% di Ethereum, 1.1% di Bitcoin Cash e 1.4% di Litecoin. Ed ecco qua che torniamo al titolo del video, il perché appunto potrebbe toccare 100.000 dollari. Secondo me a fine bull run proprio facilmente 100.000 dollari, quindi verso agosto, settembre. Tutto ciò considerando appunto queste cose appena dette. È il discorso che facevo un po' qualche giorno fa su Ethereum. Ebbene sì, perché con tutti questi grossi investitori pronti a investire su Bitcoin, vuol dire che sicuramente non investono a caso, non penso ci tengano a perdere soldi, anzi, sono cifre talmente grandi che fanno paura e potrebbero appunto invogliare altre compagnie a fare tutto ciò. E come ben sapete si vocifera di Apple, poi magari la cosa viene smentita, ma sotto sotto secondo me in tantissimi stanno investendo su Bitcoin, ma naturalmente non ce lo vengono a dire a noi, o meglio ce lo vengono poi a dire in un secondo momento. Prima investono, poi lo vengono a dire, così il prezzo sale e loro sono naturalmente già in guadagno. Ovviamente non ho la sfera di cristallo e non so assolutamente se questa previsione di 100.000 dollari si avvererà o meno, ma secondo me è molto molto probabile. Mi raccomando ragazzi,
Prendete ammazzate il bottone del like, iscrivetevi al canale, accendete la campanellina se volete rimanere aggiornati. Vogliamo vedere migliaia di commenti con scritto: secondo voi a fine bull run quale sarà il prezzo di Bitcoin? Quindi le vostre previsioni, ragazzi. E se questi numeri vi sembrano sensati o meno. L'altro giorno riguardo a Ethereum avevo fatto una previsione sul molto lungo termine di $100,000. Naturalmente potrebbe sembrare una follia, come mi è stato fatto notare da qualcuno, però secondo me, se come alcune previsioni dicono che fra 10 anni ad esempio Bitcoin varrà $1,000,000, appunto tra 10 anni Ethereum potrebbe valere tranquillamente $100,000. Ma questo video era dedicato a Bitcoin. Se volete fare previsioni anche su Ethereum, fatele pure, saremo contentissimi di vedere i vostri commenti. Mi raccomando, condividete i nostri video sui social media, su WhatsApp e quant'altro, per aiutare la nostra community a crescere. Ciao a tutti, alla prossima da Rick, ci si rivede su Hardcore Crypto, ciao!